Clarissa Cancelli è finalmente riuscita a intercettare Angelo Bonelli, l'uomo che oggi ha annunciato la presentazione di un esposto contro San Giuliano. Clarissa, raccontaci un po'. Sì, appunto, come hai detto tu, siamo riusciti a intercettare l'onorevole che adesso sta per consegnare l'esposto. Io quindi le chiedo che cosa ci può dire. Chiedo all'autorità giudiziaria quello che né la Premier Meloni né il Ministro San Giuliano hanno avuto l'onore e la decenza di conferire agli italiani. Ieri il Ministro San Giuliano ha fatto un'intervista che io trovo francamente imbarazzante, in cui chiede scusa a sua moglie e a Giorgia Meloni, ma dovrebbe chiedere scusa agli italiani perché fare utilizzare mezzi e servizi dello Stato, una persona estranea allo Stato, e conferire e confidare a lei anche, fare in modo che questa persona abbia anche documenti e informazioni riservati, è un fatto che non Bonelli, sta in cielo né in terra. E su questo. Però oltre alle lacrime di San Giuliano, noi abbiamo visto il ministro esibire le ricevute di tutti i viaggi, di tutte le spese sostenute a favore di quella che abbiamo scoperto essere stata la sua fidanzata, e l'assicurazione che quelle spese sono state fatte con la sua carta di credito personale, che attinge al suo conto bancario personale. Ma non so in che contesto le ha esibite, chi le ha lette, lei le ha lette, non so se le ha avuto modo lei di leggere queste cose, ma il punto è che la dottoressa Boccia è stata invitata e ospitata a spese di amministrazioni locali in quanto appartenente allo staff del ministro. Lei non era un appartenente allo staff del ministro, ha utilizzato mezzi di scorta, ha utilizzato, vi ripeto, i mezzi dei servizi dello Stato, era in elenco in email istituzionali in cui sono stati dati documenti riservati come le mappature dei sopralluoghi di dove avrebbero dovuto passare i ministri della cultura. Penso che tutto ciò in un paese normale non sarebbe consentito, ma siccome siamo in Italia e sono consentiti comportamenti assolutamente, per quanto mi riguarda, inaccettabili,